aspetta, come facciamo questi carnevali? Io so gatto, forse. Gatto, Raimut. Che travestimento è? Però vabbè. Io da Minions. No. Non lo so. Io da gatto. Che? Non lo so. Da Minions. Ciao ragazzi! Benvenuti nel nostro nuovo canale. Vanessa e Anastasia. Stiamo pensando a un travestimento che possiamo metterci a carnevale. Io lo so. Io non mi ricordo. Ah sì, da gatto. Io invece non lo so ancora. Minions. No. Che bello. Da Ninni. No. Bambine, ciao. Ciao mamma. C'è soltanto un piccolissimissimissimo particolare. Cosa? Che dobbiamo ancora disfare l'albero di Natale. Siamo a metà gennaio e abbiamo ancora l'albero di Natale. Ma non ci abbiamo ancora proprio pensato. Cosa facciamo? Che ne dite? Lo disfiamo? Sì. Anastasia, sei svenuta? No. Un massaggio cardiaco per Anastasia. Sì. Ani, voi state già pensando al carnevale e avete ragione, perché tra poco sarà carnevale, ancora quasi un mesetto. Però abbiamo ancora l'albero di Natale, non lo abbiamo ancora disfatto. Ci piace talmente tanto che non vogliamo liberarcene. Però ormai è giunto il momento di doverlo disfare e riportare giù in taverna, vero? Sì. Ciao. Poi quando sarà Natale lo ricacciamo. Però io voglio far vedere una cosa. Vediamo. Wow, ma sono sei vestita da Elsa, sì. E so fare anche la capriola. Ah sì? E vediamo un po' la capriola di Elsa. Sei sicura? Non lo so. Non sei sicura? Ancora una volta la so fare bene, ancora una volta male. Ecco, speriamo. Non la faccio mai. Non la fai mai? Non la so fare. E allora non la fare, se non sei sicura non devi farla. Tu sei capace? Io sono della ruota. Cosa sai fare tu? La ruota. Bravissima! E brava Vanessa! Ho preso la ruota. Wow! Bam! Contro la sorella. Voi siete capaci a farla? Scrivete nei commenti se siete capaci a fare qualcos'altro come la ruota, la spaccata, no! La corda, saltare e la verticale. Va bene. Guardate, io faccio la ruota. Sì, vai, fai la ruota te. Ci crediamo tutti, vai. Non spaccarti il rosso. No, infatti. Ma la ruota non è questa. Tu ti sei seduta. La ruota è questa, non la faccio più. Ok, bimbe, dai, su. Ani, lascia stare, amore. Lascia stare. Non bisogna fare le cose di cui non si è sicuri. Io so parlare. Ok, bimbe, dai, adesso dobbiamo disfare l'albero, eh? Siete pronte? Sì. Dai. Allora, alcune palline, però alcune cose non possiamo togliere, sono più attaccate, come questa qui. Va bene. Allora, bimbe, dai, pronte per disfare l'albero? Abbiamo già raccolto dei cartoni dove all'interno ci mettiamo tutti gli oggetti. Boh, partiamo e con le palline, magari? Ok. Vediamo se riusciamo a togliere le palline. Vediamo, facciamo questa sfida. Chi ne prende di più vince. Vai, anche non parli. Pronti? Via! Duba, duba, duba. Dove sono? Ecco, ecco, ecco. Aggiornamento. Io l'ho fatto fuori. Sì, amore, bellissimo. E guardate questa ho fatto io da piccola. Bellissimo, amore. Scatola di Anastasia e scatola di Vanessa.
Bene, vale doppio. Vanessa, gara. Attenzione, c'è una gara in atto. Uno, due, tre. No, non vale, non vale. No. Passiamogliela per buona, amore. Tanto tu mamma, sei mi dai la stella, quella lì? Aspetta, quella lì sarà dura di, che si riesca a togliere. Io ho preso altri due. A me e mamma mi dà. E voilà. No, io la volevo prima. Io voglio anche la sella. Chi l'ha preso prima? Io prima. E allora adesso lei. Ok, io ho preso un'altra campanellina. Me la sella. Allora, vediamo di riuscire a prendere questa stella. Io ho preso un cazzo. Vediamo. Ce l'ho fatta da sola. Hai la neve in faccia. Ce l'ho fatta, Ani, la tua stella, finalmente. Quest'altra campanellina. Va bene, dai che ci siamo quasi, bimbe, manca veramente poco. Guardate che ho fatto la neve. Sì. Allora, pensavo che vi sporcaste molto di più, invece siamo state proprio brave. Oh, come ti sei organizzata bene, col mio step. Sì. Almeno qualcuno lo usa, e non sono io. Brava Ani, tu cosa stai facendo con la forbice? Stiamo tagliando là, siamo arrivati al punto che tagliamo l'albero di Natale. Questa è di Anastasia, mamma mia quanta roba, e queste sono le mie palline, campanelline, tantissime campanelle. Guardate questo uccello, che bello. E guardate, io ho Gesù bambino. E guardate questo, guardate, eccolo. Mi piace? E amici, abbiamo terminato. Ma non potete capire che casino per terra con questo albero innevato, vero Vane? Ani? Oggi pensiamo se possiamo buttarlo. E come me non è un buttarlo, non andiamo a comprarlo un altro. Ogni anno un albero nuovo. Però se non andiamo per non... Se non amo ricompiarlo, poi non amo di nuovo togliere le palline. Beh, ma l'albero di Natale si disfa tutti gli anni, quindi anche se ne ricompriamo uno nuovo senza neve, l'anno prossimo lo allestiamo e poi lo disfiamo, ok? Io lo voglio comprare un altro. Sì, ma adesso amore non serve comprarne un altro. Guardate che casino per terra. Abbiamo la casa piena di neve, anche sui divani. Ha nevicato. Dai che bimbe, tra poco dobbiamo vedere chi ha vinto, chi ha vinto la sfida. Non devo contare tutte le palline. Esatto, adesso puliamo un attimo e poi facciamo la conta. Oh bimbe, finalmente abbiamo finito di pulire. Anzi, finalmente ho finito di pulire. L'albero di Natale non c'è più, ma eccolo qui, tutto incelofanato, poverino. Adesso qui abbiamo le scatole che voi avete riempito con gli oggetti dell'albero, giusto? Sì. Una di Vanessa e una di Anastasia. Ma io adesso vi darò le bende. Voi vi dovrete bendare e dovrete scegliere una delle due scatole. Io le scatole le farò girare, così voi non saprete l'ordine in cui sono. E la prima scatola che toccherete sarà quella che vi apparterrà. Ok, inizio io. No, fate la conta. Ok, miscela numerata. Due, aspetta. Quattro. Lo so. Ok, 1, 2, 3, 4, uscita e vado io. No. Allora, ok, vai, iniziate. Anastasia, sei una polla. Iniziate. Allora, quindi la scatola che Vanessa sceglierà sarà quella che gli apparterrà e quindi dovrà contare gli oggetti che ci sono all'interno. Anastasia, tu è inutile che ti metti la benda perché tanto quella che rimane sarà la tua. La miscelata. Ok, abbiamo mischiato. Vanessa, tu ci vedi? Io lo so. No. Vedo io i tuoi occhi. Allora, chiudiamo bene bene gli occhietti a questa signorina furba. E Vanessa, scegli la scatola di destra o la scatola di sinistra. Non toccare. Non posso, No, non puoi toccare. Questa. Ok, hai scelto questa. Mamma mia, sì, è bambino. Ok, Ani. Adesso non bisogna far altro che contare gli oggetti che ci sono all'interno della scatola. Chi più oggetti avrà
nella propria scatola ha vinto la challenge. Ma dopo la facciamo un'altra poi. Di challenge? Sì! Sì, dopo ne faremo altre. Dopo facciamo... che... Vabbè, dopo ci pensiamo. Appunto. Allora, mettiamoci... Ok. Allora, Tiziani. Uno, il filo. Due, tre, il buffetto. Quattro. Cinque. Ah, ne avevi due. Sei. Sette. Nove. Otto, nove. Il filo con le stelline. La luce non ce l'ho perché non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti a toglierla, e quella poi, luce. Poi a Carnevale compriamo un altro albero. A Carnevale lo compriamo. 9. Va bene, Carnevale. 10. 11. 16. 12. 13. 17. 14. 15. 15. Brava. 16, ha preso una vite. Poi? Vai avanti, Vane. Sennò non 18. No, 17. Ha detto 16, ok. Quindi 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 44, basta, stop. Facciamo che sono 44. Ma ce l'ho un'altra. Ma non sono decorazioni. Vabbè. Sono gancetti che abbiamo staccato. Ok, 43 per Anastasia, grande. Quanti oggetti c'erano su questo albero di Natale? Sì. Infatti sono stanchissima. Sei pronta? Vai, amore. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14. 17. 52, 53. Ma no, ma 54. Cioè, 55. Vi rendete conto, bambine, che sul nostro albero di Natale c'erano 100 articoli? Non siamo normali noi, eh. Ha vinto Vanessa. Sì, ha vinto Vanessa, ma noi non siamo tanto a posto, perché io un albero di Natale con più di 100 articoli non l'ho mai visto. Avete vinto tutte e due perché siete state veramente brave a disfare un albero di Natale da 100 articoli. Quindi brave a tutte e due. Ma ragazzi, voi quanti oggetti avete sul vostro albero di Natale? Noi più di 100. Vi racconto questa storia. Allora, filastrocca di Babbo Natale con una slitta eccezionale, con delle renne che volano davvero per visitare il mondo intero, girare il mondo e portare dei doni, ma solamente i bambini buoni. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video. Ciao, con le mani tutte sporche, ghiacciate e pulite. Ciao. Se il video vi è piaciuto, condividetelo con i Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, condividete. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, condividete.